è appena andata online un'app che probabilmente rivoluzionerà il modo di fruire di contenuti e di consigli. Si chiama Slow Food Planet e racconterà il mondo attraverso i consigli di Slow Food. È con noi Eugenio Signoroni che il progetto lo sta seguendo dalla A alla Z, come si dice, e quindi ti chiedo subito, Eugenio, intanto che cos'è Slow Food Planet? Beh, Slow Food Planet è un'applicazione per iPhone, in questo momento tra un mese e mezzo, due mesi al massimo, ci sarà anche per Android, nella quale in modo semplicissimo, girando per il mondo, si possono conoscere i posti dove mangiare, bere e rilassarsi e comprare cibo di qualità, segnalati da chi in quei posti vive, e sono i nostri segnalatori di Slow Food, la rete stessa di Slow Food che ce li segnala. Ecco, quindi diciamo che la differenza principale da una guida è questa, spiegacela un po' meglio, perché non è una guida ma sono consigli? Non è una guida ma sono consigli perché sono quei posti che noi chiederemmo a un amico in cui portarci, non è una guida in cui c'è una struttura, in cui ci sono delle visite a dei locali, in cui c'è una struttura pesante che segnala dei posti, sono dei consigli che noi andiamo a dare alla gente che viaggia, esattamente come noi andando in una città che non conosciamo, chiamiamo l'amico del quale ci fidiamo, che vive, gli diciamo: senti, dove vado a cena stasera? Adesso l'amico è più grande, si chiama Slow Food ed è sempre disponibile a risponderci. E poi c'è una particolarità, che Slow Planet non si chiama così a caso, non è che ci trovate soltanto, diciamo, le principali aree che frequentate tra l'Italia, magari qualche capitale europea, ci si trova tutto il mondo, ovviamente un po' alla volta. Assolutamente, un po' alla volta andremo a completare questo puzzle con tutte le aree mondiali. Iniziamo con alcune città e alcuni territori italiani, sono disponibili da oggi Torino, le Langhe, Bologna, i Colli Bolognesi, Napoli e la costiera amalfitana, ma anche aree secondarie, se vogliamo, per quelli che sono i flussi turistici, come può essere, che ne so, Senigallia e le colline del Verdicchio, che però sono importantissimi da un punto di vista gastronomico, e due capitali mondiali importanti come Barcellona e Mumbai. Entro la fine dell'anno contiamo di presentare New York, contiamo di presentare Berlino, alla quale stiamo già lavorando, ma nel corso degli anni Slow Food Planet coprirà anche altre zone, pensiamo alla Croazia, alla Bosnia e Erzegovina, riusciremo a farla già molto entro la fine di quest'anno, quindi tutto il mondo verrà coperto e verrà raccontato. Slow Food Planet quindi ha la caratteristica di essere un prodotto che è solamente in digitale ed internazionale da subito, non solo perché le segnalazioni riguardano tutto il mondo, ma anche perché da subito Slow Food Planet è consultabile in italiano o in inglese. E come si compra o come si accede a Slow Food Planet? Allora, il modo più semplice è andare sul sito che è planet.slowfood.com e da lì si può vedere quelle che sono le caratteristiche dell'applicazione e scaricarla immediatamente con un semplice click. In questo primo lancio, quindi per questi primi giorni del salone, qualche giorno dopo il salone, è possibile per tutti scaricare 3 territori gratuitamente. Dopo, passati questo primo periodo di lancio, per tutti sarà possibile scaricare l'applicazione gratuita con un territorio, e poi a seconda di dove ci si muoverà, a seconda della curiosità dell'utente, l'utente potrà scaricare il territorio che gli interessa, fatto da 120-150 segnalazioni per territorio, a un prezzo di 1,69 euro a territorio. E probabilmente attraverso Slow Planet, attraverso questi consigli, scopriremo modalità completamente diverse di approcciare al cibo, probabilmente scopriremo anche che le nostre forme, diciamo, standard di ristorazione non sono quelle che ci sono magari nell'altro emisfero del pianeta. C'è qualcosa che lavorando ti ha già magari colpito o che non ti aspettavi in qualche modo? Ma non mi aspettavo, proprio per quello che dicevi tu, essendo segnalate da chi vive quel territorio, essendo segnalate da chi quel territorio, da chi questi posti li frequenta tutti i giorni, devo dire che ogni volta che arrivavano le segnalazioni di Mumbai restavo a bocca aperta, anche perché Slow Food Planet ha una parte fotografica importante, ogni segnalazione ha una galleria fotografica che racconta il posto consigliato, e vedere ad esempio i posti di Mumbai, che sono posti in cui da fuori non ci si entrerebbe assolutamente mai, poi vedere le immagini invece di dentro e le descrizioni di questi piatti, veramente viene voglia di prendere l'aereo e partire per quel territorio. E poi c'è l'altro aspetto, il fatto che con Planet ci siamo dovuti adattare noi alle caratteristiche di un territorio, quindi ad esempio abbiamo dovuto mettere un filtro di ricerca che non ci aspettavamo di dover mettere per l'India, che è serve alcol, perché lì ad esempio questa tradizione di servire alcol non c'è, non è totalmente
come dire, assente, quindi questo era, per chi viaggia, un'informazione in più che volevamo dare. E ad esempio tra i posti più belli segnalati lì a Mumbai c'è questo mercato, questo piccolo mercato all'interno della città, dove una serie di banchetti servono cibo tradizionale ed è davvero molto molto curioso. L'altro elemento di curiosità di Slow Food Planet che verrà ottimizzato con il primo aggiornamento è la possibilità di andare a conoscere quelle che sono le culture locali, e quindi per quelli che sono preparazioni tipiche di un territorio abbiamo dato la possibilità che cliccando sulla parola si apre una piccola finestra dove c'è la spiegazione di quello che è quella preparazione, come un dizionario all'interno di tutte le segnalazioni, per fare anche un po' di cultura oltre che per aiutarci a viaggiare.